Professor Giuseppe Martino ha condotto lo studio che ha portato poi finalmente alla costituzione di questo consorzio del maiale nero d'Abruzzo. Ci sono state in passato sporadiche iniziative però non andate avanti, questa invece finalmente è una sintesi che si annuncia veramente in maniera straordinaria. Quali sono le potenzialità di questa produzione, professore? Ma sono tante. Intanto diciamo che oggi, da quando abbiamo chiuso quei progetti di ricerca ad oggi, sono aumentati il numero di capi e nonché gli allevatori. Quindi l'allevatore, anche quello che prima non ci pensava, oggi comincia a vedere in questo tipo di allevamento come una possibile integrazione, no, nell'azienda agro-zootecnica. Quindi credo che oggi i 20 allevatori sono tutti, la maggior parte sono nuovi allevatori, quindi negli ultimi 2 anni sono nati altri 10-12 allevamenti. Quindi credo che ci sia spazio per diversi allevatori e anche per avere un reddito aziendale non da trascurare. Il consorzio è aperto ad altri produttori che vorranno aggiungersi, perché evidentemente insomma è un lavoro impegnativo. Certo, allora intanto il nucleo che è nato ha avuto il coraggio di dare inizio a un processo, no? Che stavamo parlando da tanti anni, che comunque sia insomma l'inizio di un qualcosa. Chiaro che il consorzio gli dà delle regole e poi chiunque vuole entrare, però con le regole già che il consorzio si è dato per promuovere il prodotto. Ecco, veniamo proprio a questo disciplinare, insomma, che è un disciplinare che pretende molta attenzione e rigore. Beh certo, se noi puntiamo su quei fattori principali, biodiversità, benessere animale e basso impatto ambientale, dobbiamo tenere conto di questi fattori. Quindi chi vuole allevare il nero d'Abruzzo lo deve tenere conto di questi parametri. Ecco, qualche elemento in più sul disciplinare che insomma è importante da conoscere? Certo, allora intanto la dieta, gli animali allevati oltre all'aperto, i metri quadri per capo minimo, ma anche il tipo di alimentazione, quindi noi vogliamo diciamo auspicabile per esempio le ghiande o prodotti aziendali, perché questo è molto importante per evitare prodotti di importazione quando è possibile, oppure l'età di macellazione, noi abbiamo detto che l'animale deve essere macellato a un peso non sotto a 160 kg, insomma sono dei parametri che possono dare maggior qualità al prodotto.